era stragasato lì. Cosa si nasconde dentro il mondo delle borseggiatrici? La sigla, lascia la sigla, eccola! Entro dentro! No, calmiamo, calmiamo, yeah! Calmiamo. Ma veramente sta entrando... Ma che succede? Dario! Dario, ok, dimmi, è finito la sigla. Proprio nei press... Volevo parlarti di una cosa, di una piccola storia della mia vita, avvocato, giusto per farti capire una roba. Io, quando ero piccolo, ho avuto un angioma, cioè un tumore benigno, che mi ha portato ad avere... Quello è perché sono sopravvissuto? No, stavo ordinato l'elefante. Ma se non c'è nessuno, non c'è mica il maggiordomo in studio, dai. Stavo dicendo, questo tumore è stato aggravato dall'ospedale in cui sono stato, che mi ha ricucito lo stomaco al contrario, e addirittura avevo tracce di feci nel naso, cagavo anche dal naso. È tutto vero, no, eh? Sì, è tutto vero, non sto scherzando. Ma che cazzo hai da ridere? È una tragedia! Cagavo dal naso, ti fa ridere! Sono commosso. No. Sei commosso, ma vai a fare in culo. Mario, ti posso fare una domanda? Quando cagavi dal naso, cagavi nel puzzo oppure... Ci riusciamo, Mario, ad avere un... Sì, dimmi, Mario, avvocato. Andiamo avanti. Porca, dovresti vergognare, mi è calato il gelo, mi è tornato praticamente il tumore, pensa te. Ecco, potrei calcola far... che ti si vede in questa zona. Certo, ecco, potrei farla firmare, ma non avrebbe senso una tic-tac, però guarda. Ok. Oddio. Ogni volta che lo faccio questo è tosto, eh? Sì, eh? Ok. Oh, Mario, move? No, sì, non mi fa impressione sta roba. Ma come cazzo hai fatto? Ho già capito io. Guarda. Io non la posso vedere, guardami, questa roba. Guardami. Sì, ti guardo. Ah, sì, Dio cantante! Avete comprato Deep Rock Survivor, mi sa voi. Sì! Ma perché dobbiamo giocare a quello, Mario? Ma quello è Mario. Da singolo. È da single player, l'ha detto anche Mario. Ma Gabi! Una puntata! Ma si chiama Deep Rock Galactic, l'ho pure scritto io nel consiglio. Ma perché me l'hai fatto comprare, Vic? Gioco, Victor! Ma me l'ho comprato, porca mannotta! Non tocca fare in bolso. Uno non hai capito la storia, Victor! Oggi si mangia di... Madonna! Francesco Zini, cambia questa cazzo di musica! Hai rotto i coglioni in ogni video! Tutte le volte devo sentire questa merda! Buonasera, oggi siamo al camp... No, questa non la posso dire! Mannaggia! Mannaggia! Bills e Goku Super Saiyan God sicuramente, ma queste qui le prendo. Peccato che c'è Broly e Gogeta Super Saiyan Blu che mi rovinano tutto il set. Queste le prendo sicure, mi piacciono. Le altre secret aspetto, questa è incredibile. Sappi che tu sei il secondo dopo Majin Buu ad avermi spinto fino a tanto. Il vero scontro comincia adesso. Sono i film praticamente, dei puzzle dei film. Va bene. E anche questa volta l'abbiamo sfangata, Dragon Ball Heroes. Sei un clown. Sì, il clown più pagato d'Italia, però. Altro rating su TikTok, certo. Comunque, questa è veramente la mia preferita del set. Polunga è sempre stato uno dei... Dio buono, per 40k al mese mi metto anche il nasino rosso e faccio papi papi! Tasega a mede! È bello essere un clown. Il giullare di corte era una delle figure più belle. Poi lei aveva bisogno dell'ascensore. Aspetti! Ma chi è lei? Tu lo sai chi sono io. Davvero? Io sono Spider-Man! Porca miseria! Viene ancora. Quali sono le... Secondo me le trovi tutte in un punto, Nan. Le montagne preferite dei contadini? Che ne so? Le cime di Rava. Capelli come sinonimo di virilità non esistono più. Basta. Togliamoci da
la testa, anche i pipi piccini vanno bene. Anche i pipi piccini. E voi mi direte, Dario, però te parli bene, c'è il cazzone. Va bene, è uguale, viva i pisellini. A tante donne piacciono. Perché gli sembra di fare aperitivo. Noccioline da succhiare, buone, salate, arachidi sgusciate, perfetto. Quindi va bene. A me è piaciuto, a te? Questo cos'è? Io mi faccio un tè, te? Bello. Degli arachidi. Un minerale, questi bianchi. Già mi immagino domani tutti a spammarlo in chat. Porca nota. Quindi è tipo, ah, Z up, poi il meme diventa realtà, Pokémon Z? Ah, leggende! Con la Z di Zygarde. Z... Z A. Za. Pokémon Za. Peppo Za. Ma... Boh. Gameplay possibile. Le mega evoluzioni. Ok. Vabbè, certo, vedrai se XY, cioè se leggende. Oh! Aspetta! Ehi! Leva, leva, che sennò qua il casino. Allora, comunque, raga, Osas! Dai, chiama il ragazzo ebreo! Dove lo trovo il ragazzo ebreo? Come? Adesso me lo chiedi? Hai detto che volevi trovare il ragazzo ebreo? Stiamo cercando. Stiamo cercando l'ebreo. Io ho trovato un ragazzo musulmano. Tu trovi il ragazzo ebreo. Allora, butta dentro il musulmano, poi se bisogna farti... Il ragazzo musulmano, non il musulmano. Ma scusa, se te vuoi dire cristiano, dirai cristiano, no? Ma io non dico cristiano per dire cristiano. Io dico cristiano per dire persona. Ma chi se ne frega, perché qua a Professional Time c'è Giuseppe Croari! Cosa? Ma che cazzo di... Avvocato, salve, buonasera! Ciao, ma è possibile? Adesso ciao avvocato, posso chiamarti avvocato? Giuseppe, Peppe, Pippo. Peppe. Ciao Peppe. Peppone, ma perché sei ancora in studio? Stai facendo le ore piccole, eh? Ma sì, 2-3 letterine vanno spedite entro sera. Esattamente come le lamentele dall'epoca in cui il 3DS uscì, non hanno assolutamente senso. Quindi, perché creare una console castrata così? Per paura che i bambini, quando la mamma non guarda, riattivino l'effetto 3D? Ma porca puttana, se davvero mio figlio si sentisse ganzo per una cosa del genere, figa, preferirei che diventasse cieco. Ma mi fa troppo ride che c'è la sua idea del bambino che disgama mentre la mamma non guarda, riattiva di nascosto l'effetto 3D. E entra dentro una sorta di mondo virtuale incredibile, cazzo. Cioè, proprio è una roba. Cioè, il mondo 3D del 3DS è un mondo misterioso, criminale quasi. Che è creare una console castrata così? Per paura che i bambini, quando la mamma non guarda, riattivino l'effetto 3D? Si è svegliato in Italia e ha deciso di fare un passo indietro e sbannarlo. Non lo sapremo mai, o forse sì, fra qualche tempo. Basta, questo è quanto. Io sono molto felice per il mio amico Daniele e... No, Cetuna, va bene anche questo, ho detto. Mannaggia la puttana Eva. In un certo senso bello. E ora parliamo di Ciro Di Marzio, e diciamo è il personaggio di... che... Ciro chi è? È che io volevo arrivare proprio a questo, ti rendi conto? Mi hai anticipato, mi hai bruciato la domanda, perché è il personaggio che ti ha consacrato, però dalla tua reazione capisco che forse può averti anche limitato. Tutti ancora continuano a piar per culo d'Italia, ma siamo primi nel ranking UEFA, porco vido. E tra l'altro
è importantissimo che abbiamo 5 slot forse, squadre come Fiorentina, Roma, Milan passino i turni tutte, perché stanno ancora tutte dentro, cioè ti lo so, è tutte ancora senza, cioè potrebbero passare adesso, adesso sono ogni qualificazione che sia in Champions o Conference vale come ma il campionato italiano ci stanno pochi soldi, tutti i campioni stanno in Inghilterra, in mezzo di pivote. Dai, vaffanculo, sempre un per cazzo. Faccia schifo il campionato italiano, è andato di farlo, ma però. Ma è vero a sto punto, vuol dire che è super competitivo e non rompessero i coglioni. Non lo so. Bene così, grazie a Kingat, 89 per l'abbonamento. Oh, ma che cazzo fai? Pippilucco di merda! Ma vaffanculo! Ma che è possibile una cosa del genere? Pokémon DC, lo sai che non mi ricordo se avevano... Forse no, forse no. Ah, i giochi sicuramente... No, erano distribuiti da Gig. Gig, ok. E niente, io me ne sto zitto e dico, va bene. Ciao. Ciao. E divertiti sempre. Ciao, ciao Enrico. Comportati bene. Ciao, 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 ciao. Poi non c'è neanche studio. Come no, quello sottoscritto. Ah. Aveva scritto un libro cacato nel puzzone da Rione. Questa è una dedica vera di Victor Laszlo. Scusa, ma è più bella la mia. A parte che è firmato in, ah, siccome sì, il tuo. Il mio c'è scritto al nannone virgola cacato nel puzzone. Col punto esclamativo. Che mi sembra anche più diplomatica. Senso, mi... No, io sto molto bene, tu? No, è tutto bene, si va avanti. Allora, oggi ragazzi, dato che abbiamo esaurito tutti gli argomenti l'altra volta, non c'è un cazzo e non c'è una sega, quindi staremo io a parlare. Enrico, Enrico, novità? Te su ping pong sei più andato avanti? Non sono assolutamente andato avanti. Sei un grande, sei. Di Kizaru si sciocca una vicenda e ora tiene Kizaru così e poi ho l'altro sì, braccio... Insomma, uno dei cinque astri di saggezza. Mi torna poco. Però va bene, va bene. Ormai bisogna andare a zippare. Bisogna andare un po' a chiudere, no? È però... tutto willpower. Non esistono più livelli di potenza. Basta che ci credi. Ma d'altronde è quello che sta dicendo Oda, no? Abbiamo un argomento di cui non parlare. Non ci stanno romanisti nella Tomodachi. Vai via. Dai, Dada, vatta a nascondere. No, io non gioco, sono stanco. Perché ti ho chiamato Dada poi? Ma Dio, se sei stanco di guadagnare 100.000 euro al mese? Se sei eccolo qua. Potete tieni sempre basso, mi dà fastidio questa cosa. Due sono interessanti, vero, vero. Mi ricordano il buco del culo degli acari. Uguali, uguali. Si scherza, ovviamente noi non... Un grande scherzo, un gioco, una burla. Scusa. Non siamo così importanti, l'universo andrebbe avanti anche senza di noi. E ragazzi, abbiamo passato... Prima o poi avrei dovuto stoppare, quindi è meglio rompere il ghiaccio subito. È stato tutto il 2023 a pensarci. A immaginare un universo senza QDSS. Eh già, perché sarebbe davvero la stessa cosa? Beh, senza di noi, chi parlerebbe di videogiochi cacando il cazzo a tutto e a tutti? Tutti gli altri youtuber. Scherzo, sto scherzando. Una piccola battuta purtroppo è arrivata durante la parte di Reddit, ma non è una coincidenza. Veramente, scherzo, scherzo, scherzo. Senza di noi, con chi litigherebbe Sony? E chi porterebbe un playthrough intero di Baldo? Ma soprattutto, come farebbero poi gli acari a cagare? Ma... Dario, io perdo i capelli e c'ho 18 anni. Ufo, guardami nell'occhi, chi cazzo se ne frega? I capelli come sinonimo di virilità non esistono più. Basta. Sì, ma si possono, a parte che c'è il giardino, ma si possono comprare anche le protezioni così, perché i cuccioli mordono i mobili, ma possono mordere la plastica dura su, sui mobili. Io al primo, morso butto fuori te. Grazie Victor, ho apprezzato tantissimo questo onomatopeico U. No, minchia, padrone di casa. Io al primo morso butto fuori te, invece? Non buttarmi fuori. I cuccioli mordono i nobili. I mobili! Lascia Google Alert, è stato nominato e è apparso in chat. Ecco, lo sapevo. Lo sapevo.
successo. Ecco, quello che non legge One Piece scritto maiuscolo come Salvini, invece di sparare cagate, il fumetto dice che sono le conseguenze dell'incidente, Cristo benedetto. Ma perché parlate senza leggere? Sommo Buta e Kuma. Ma che, ma è design Kuma. E poi anche Barba Nera è design, non sono mia particolare, ma sono design, design. E invece te lo butto. Dai, basta un attimo che... Parole forti, Mario. Ti vedo stanco, un po' provato da questo. Sei ancora... Allora, dall'audio sei ancora negli studi di ANC? Sono in hotel. Sono in un hotel a Dubai. No, sì, ma non è vero, ma guarda l'hotel a Dubai. Ma sei eri 24 ore fa, eri a Milano. Adesso sono a Dubai. Dai, Mario. Ma non penso che tu sia a Dubai. Penso che... What's more, we've developed new streamlined game rules based on our existing battle. Anche queste mi sembra più bellino. Enjoy a quick battle during the free moments in your day. Io gioco. Io scarico questo. Our three companies are all working hard to deliver a fun experience for those of you who already enjoy the... Eppure Snap non ce l'ha fatta, ma Pokémon purtroppo mi scincula. Toccherà. Pokémon Trading Card Game. Io colleziono as well tutto quello che c'è all'interno dell'app. We hope you look forward to the results of our latest efforts in io the spendo world. 5000 euro al lancio. Game, Pokémon Trading Card Game Pocket. Thank io you so scarico, much. Te? In 2024. Ma no, ogni giorno uno è gratis, mi sa. Io 5k al lancio, te? E basta, cioè perché? A rischiare pure il lavoro per queste cazzate. Dai, vai a fare in culo, fatti cosa la tua visto? Cosa. Cosa ho fatto? Dario, mi hai scritto, porca troia, è inutile che tiri frecciatine, è scritto male perché l'arco ce l'abbiamo noi e c'è un uomo col pisello di fuori. Questo mi hai mandato. E che tira con l'arco, però? Sì, col pisello di fuori, con un pisello gigantesco. Dai, ti saluto, ma non c'è nulla da ridere, sei un bambino. Bravi ragazzi, voi siete gli stessi che per risolvere un problema, invece di parlare, vi menate. Maremma puttana, ragazzi, mi fate incazzare. Vedete perché poi voglio andare off topic? Perché se no poi mi fate incazzare. Ok, ritorniamo a noi. Cosa? Una quaglia, gli ha detto. È andata male. Il demente più grande di Twitch. Lui è così, lui è fatto così. Kaizo Fu, chissà quando andrà. Eccomi qua, budello di Tuma. Ma niente donne come concorrenti. Mi raccomando, solo uomini. Poiché sono sessista. Fine. Bello sto su uno, eh. A ridere perché è vero.